Buongiorno Riccio. Buongiorno. Vai a dormire. Oh. Sto a guardare il video di una foca. Ma come il video di una foca? Sì. A webcam di Pipe, il video di una foca che andava ad annusare un cameraman. Pumping. Buongiorno dalla casa Red Bull a Pipeline. Il mare è veramente pumping. È un vero pipe master, quindi sono carico per la giornata. Not Italian, but supportive. That first one nearly cost you dearly, mate. That was the heat right there. I thought of the runner. It looked terrible. It looked like just a lack of concentration. I should have been on Nat's first wave. Exactly. Really well done. That was a good reset after that. Exactly. But tighten that up. Sembra abbastanza, sembra molto più piccolo e secondo me c'è una grande possibilità che fanno le donne, solo non so esattamente cosa possono fare tutta la giornata. Non penso oggi sia un giorno da gara. Ci sta più in misura e la sua sta arrivando. First one was nice and long. Oh, huh? It's insane. It was under everyone, like. Oh, I kind of swooped on everyone. Oh, did ya? Yeah. It was in a really good spot, like. But then people were looking left. Not many people were looking right. It felt like that. Itel was looking left, and I'm like, this is a way better ride. I'm sorry, Itel, I'm going. Oh. It's on.
32. We got. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Grazie. Ieri ho maledetto la macchina di Lattiaga. He's got a throwaway of a 5.3. Not even counting the 13 minutes remaining. Allora ti contattiamo pure nel prossimo round. Ovvio, sarò qui, pronto. Cioè alla fine della hit volevo prendere, mancano 3-4 minuti, prendergli un'onda, prendere tipo un 7 così, con un 6 un 7, lui serviva un 8 e finisce così. Questa è la tribola fino alla fine. Però per la poche onde. Sempre va piano, Ciccio. Quanto sta Ciccio Count? Ciccio Count sta almeno a 3-4. I think it was the exit. It was a bit messy. Oh, which one are we talking? The big one? You weren't that deep. Like, you kind of stalled and you were at the bottom of it. So, I thought it was more too. I don't know, yeah. Well, I was like looking in the barrel on his wave and I was like, I wanted to scream because it was so good, but I was just like, oh my god, he's hitting so barrel. I thought, I claimed it because I'm like, this is one of the best pipe waves I've ever had, and then I'm like, five, okay. Come potete vedere, il mare è piatto, quindi sono già passati qualche giorno dalla mia sconfitta pipeline e mi sono ripreso. Ero abbastanza incazzato, devo dire, perché il mare era perfetto e mi sento di aver perso un'opportunità, perché arrivare ai quarti di finale sarebbe stato un buon risultato già. Però devo dire che nono alla prima gara dell'anno è un risultato, ce lo porteremo alla fine dell'anno. Un'altra cosa sono i punteggi, purtroppo è così, ci sono dei giudici, a volte ti danno un po' di più, a volte un po' di meno. Secondo me forse l'onda buona poteva essere un po' di più sicuramente, però è così che funziona, e potevo uscire dall'ultimo tubo. Se uscivo dall'ultimo tubo avrei scoppiato canoa e sarebbe finita lì. Mi sono cascato e ho perso, giudice o no, potevo fare meglio, e il surf funziona così. Ho avuto un grandissimo tifo dagli italiani e ora sono carico e pronto per spaccare tutto. Dai!